Siamo nello studio di Pietragalla, in Basilicata, del pittore lucano Vittorio Vertone. È fondatore di una corrente artistica che è il rapidismo, già da diversi anni, e quest'opera, così fatta in maniera del tutto estemporanea come performance visiva, si ispira ad un verso di Oscar Wilde: sognatore è colui che trova la sua via alla luce della luna, punito perché vede l'alba prima degli altri. Dunque, Vittorio, l'alba dov'è? Dove stiamo collocati come spazio temporale nel tuo quadro? Vabbè, in questo caso io mi lascio guidare un po' dall'istinto, no? Il gesto istintivo, e quindi anche ovviamente dall'inconscio, da immagini della nostra bella Lucania, sicuramente della nostra Basilicata. In questo caso ci vedo sicuramente questo paesaggio quasi notturno, dopo il crepuscolo. Dopo il crepuscolo, sì, del nostro Mar Ionio, quindi la zona di Policoro, Metapontino. Bene. E magari forse anche un po' inverno, no? Abbiamo questo blu d'oltremare, si chiama oltremare francese. La dimensione dei quadri solitamente cambia di volta in volta a seconda dell'ispirazione. Allora, nella, diciamo, nel disciplinare del rapidismo, di solito conviene andare su grandi dimensioni, e in particolare su questo formato un po' cinematografico, perché si creano dei giochi prospettici continui, quindi anche dei giochi di movimento, dei piani prospettici. Questo, diciamo, è più che altro il fondo del quadro. Io già l'ho iniziato, ho dato delle terre, degli albumi. Terre e gli albumi? Questa è una tecnica recentissima del 1500. Leonardesca? Di Leonardo da Vinci, un mio amico del passato, che lui utilizzava esclusivamente gli albumi. Vabbè, in questo caso vedete, non so se riusciamo a inquadrarlo, quindi l'albume d'uovo con varie terre, e poi si aggiungono i pigmenti puri, che sono queste terre, in questo caso il blu lapislazzuli, sono proprio dei minerali puri, quindi vengono estratti dalle miniere. Vabbè, il buon Michelangelo ne ha usato tanto di questo blu lapislazzuli nella Cappella Sistina, che già di per sé, solo perché ha usato questa pietra preziosa e questo minerale prezioso, già ha un valore inestimabile. Quindi si aggiungono questi colori e poi vediamo la resa del quadro, cioè lo vedete, lo notate subito, no? L'intensità di questo blu, che è indelebile nel tempo, non è fotoluminiscente, cioè anche con la luce del sole, la luce solare, no, non cambia di intensità. Invece spesso si usano i colori all'acqua, gli acrilici, l'acrilico prima o poi perde di intensità, di tono, quindi anche di potenza del colore. E anche il colore, anche questa tecnica è importante nel rapidismo, perché c'è questa rapidità dell'impatto emotivo, perché l'osservatore viene colto immediatamente dal colore, cioè viene sorpreso quasi. Ma un quadro del genere si può inserire in un arredamento qualsiasi, o ha bisogno di un tipo specifico, arredamento moderno? Io questo qua, se non sbaglio, il 704esimo dipinto che realizzo. E ci sono nelle case degli italiani quasi 600 dei miei dipinti, quindi vuol dire che si collocano bene in qualsiasi arredamento. Ovviamente le cornici non si usano più, perché adesso, cioè, gli arredamenti cambiano, ma come dico io, si cambia la casa, si cambia la moglie, si cambia la suocera, però però il quadro è eterno, no? È un compagno di vita, quindi rimane sempre. Dicevo a Pino di tagliare, ma sta battutaccia te la potevi evitare comunque. Dicevo a Pino, ma non si può tagliare, siamo in diretta. E quindi niente. Poi si creano questi giochi prospettici e
Ecco, il verde che tonalità gli stai dando? Perché questo verde adesso? Vabbè, comunque rappresenta un po', diciamo, la nostra terra, che ancora questo contatto con la natura continuo, che la nostra terra, questo legame, no, imprescindibile, ancestrale, della nostra civiltà contadina. Quindi... Però, perdonami, come cromatismi, come luci, noi abbiamo un blu, possiamo dire cobalto, in sì. alto, e siamo oltre il crepuscolo. Noi riusciamo ad avere questa, questo cromatismo nonostante oltre il crepuscolo? Allora, noi spesso siamo distratti, però la natura ci offre dei cromatismi assurdi, incredibili. Spesso degli amici, così con un selfie, una foto velocissima, a un tramonto mi dicono: Vittorio, ho visto un tramonto spettacolare con questi colori, questo rosso quinacridrione, che in gergo viene chiamato fucsia. È incredibile, sembrava un tuo quadro. Quindi in realtà non è la natura che imita me, sono io che imito la natura, e quindi vuol dire che in natura esistono quei colori, però dobbiamo stare un po' più attenti. Quindi, e venendo al sognatore, al sognatore di Oscar Wilde, di cui dicevamo nell'introduzione... Il sognatore forse è proprio questo, cioè noi sogniamo spesso anche dei colori, delle tonalità, ma nella realtà esistono, cioè non c'è bisogno di sognarli, basta essere dei buoni osservatori. Allora, faccio un po' di... E poi... Per esempio voglio menzionare un grande artista lucano, che è Di Matteo, Gaetano, di Nova Siena. Nostro caro amico, il grande Gaetano che salutiamo. È stato anche un grande scenografo, certo, nel mondo del cinema, quindi... Certo, tu lui... sai che da assessore alla cultura Gaetano intitolò tutte le strade del nascente lungomare a tutti i film di Fellini. Bellissimo. Siamo nell'anno del centenario di Fellini. È stato bello ricordarlo adesso. Allora, Di Matteo, io vinsi un concorso dove l'artista Di Matteo era presidente di giuria e lui rimase a Barile, mi pare. Sì, sì, lo facemmo a Ginestra, alcuni anni lui fa. Lui rimase ammaliato e mi disse che aveva colto, diciamo, questa bravura del contrasto, sì, tra il blu oltremare e questo giallo di cadmio. Questo è un giallo di cadmio che usciva fuori, cioè in realtà è un contrasto, diciamo, inusuale, perché il blu viene chiamato colore acido, in un certo senso, un colore, un tono freddo, mentre questo giallo di cadmio è un colore caldo. Vai con la musica forte adesso, eh? Vai con la performance. Bene. Lo schizzo. Questo è un po' di dripping all'Apollo. All'Apollo, stavamo dicendo. Ci fu un film a Venezia molti anni fa con Ed Harris, diretto e interpretato, che poi sulla figura di questo stravagante artista. Che poi lui si è ispirato ai Navajo, agli indiani d'America, con questa tecnica che lasciavano cadere la sabbia per vedere cosa disegnava, come il presagio della sabbia, e lui lo faceva invece col colore, diciamo. È stato anche questo verde invece è tipico delle nostre terre lucane, delle nostre fiumare. Diciamo, è un po'... Questo viene... si chiama verde vescica. Somiglia un po' alla vescica della rana, no? Quindi delle nostre fiumare, il nostro bradano in particolare. Mi piace ricordare la critica d'arte cinematografica Paola Dei, da Siena, che sviluppa molte teorie sull'idea che la pittura, l'arte più in generale, aiuti molto, lei fa la psicologa, aiuti molto a migliorare le nostre condizioni individuali e quindi anche collettive. Sì, io a tal proposito ho fatto
delle lezioni all'ASP, ai malati mentali, a chi ha dei disagi mentali. Ho fatto delle lezioni, diciamo, gratuite, proprio per stare un po', per dare anche un servizio, no? Perché l'artista deve avere anche una funzione sociale. E lì mi sono confrontato con queste persone, con coloro di disagio mentale, ma tra loro c'era gente che si esprimeva con la pittura in una maniera incredibile, cioè bravissimi, a parte che io poi li lasciavo molto liberi, no? Senza troppi tecnicismi, e quindi si lasciavano andare e creavano delle cose spettacolari, cioè veramente esce fuori qualcosa di noi mentre si dipinge. Poi con la tecnica degli albumi noi andiamo a creare dello spessore, se vedete si vede molto la materia del colore, no? Quindi, come potete vedere, è molto intensa, si vede proprio, diciamo, questi miei quadri a volte durante le mostre, no? Si avvicinano i bambini che vogliono toccare, allora vedi i genitori, no, non toccare, che invece no, è anche bello al tatto, no? Anche questa esperienza sensoriale. Questo in particolare diventa un dittico o si può per forza dittico, oppure si può anche, diciamo, commercializzare unico, pezzo unico, l'ho o fatto, uno per uno, è successo in due casi. Addirittura io ho realizzato opere più grandi, cioè un quadrittico, mm-hmm. Quindi quattro pezzi, ci sono stati quattro dei clienti. Acquirenti diversi. Sì, addirittura, sì, forse anche questo. Vabbè, anche perché poi questo stile, questo genere si chiama informale, cioè senza forma. Cioè, noi abbiamo l'idea di un paesaggio, no? Nel nostro inconscio, però non è visibile, non vado nel dettaglio, perché se andassi troppo nel dettaglio sarebbe un figurativo, quindi sinceramente non c'è niente di me. Io dico, a quel punto uno compra un bel poster, fa una bella foto e c'è un bel figurativo a casa. Invece l'artista deve dare qualcosa di sé, quindi ognuno di noi ci vede qualcosa. E anche per questo, per non andare nel dettaglio, io uso, diciamo, la pennellessa, questa, cioè un pennello di grandi dimensioni, proprio per non andare troppo nel particolare, perché altrimenti sarebbe un quadro figurativo. Invece così rimane informale. Qui c'è molta dell'esperienza, no? Di tanti quadri. Io adesso mi rendo conto che a volte veramente il gesto è automatico quasi, no? Quindi, però poi, cioè, molti la frase sciocca che si suol dire nell'arte contemporanea, ma questo lo so fare anch'io. Però poi ci pensi a creare certi contrasti, perché qui sta colando, quella è una colatura guidata in realtà, perché questo contrasto non è semplice, cioè c'è il rischio di pasticciare. Invece la bravura dell'artista, come diceva il grande Giuseppe Antonio Leone, altro artista associato alla nostra Basilicata, perché era il marito di Padula, una grandissima artista, forse la prima artista donna a insegnare nelle scuole, già negli anni 50, diciamo. Lui è stato il fondatore degli istituti d'arte da Napoli in giù, Antonello Leone, bravissimo. Lui diceva: il quadro deve avere un equilibrio, anche l'errore può essere un'opportunità, però poi lo spettatore si accorge se non c'è equilibrio, ecco. Quindi, e quella viene
grazie anche all'esperienza, 700 dipinti. Vabbè. Noi siamo anche in diretta, eh? Sì, ci siamo? Sì. Non so cosa sta inquadrando, però... Vittorio, a Firenze nel settembre del 2018 una performance simile in un teatro cinema di Firenze durante la manifestazione organizzata dai Lucani di Firenze alla presenza del direttore degli Uffizi, Schmidt, sì, hai realizzato un'opera particolare che lui ha portato nel suo ufficio, appunto agli Uffizi. Qual era quell'opera? Si ispirava appunto alla terra, alla Basilicata, sì. Noi facemmo la proiezione del film, di un film appunto prodotto da noi, La strada meno battuta a cavallo sulla via Erculea, con la lettura di alcuni brani di Giustino Fortunato, una serata intensa fra cinema, letteratura, storia e arte. Sì. Quell'opera di cosa si trattava, ti ricordi? Sì, quindi abbiamo anche lì in quel caso rappresentato un po' la terra lucana, anche se poi abbiamo scoperto che il direttore degli Uffizi era un grande esperto della Lucania. Conosceva Giustino Fortunato, abbiamo letto dei brani di Fortunato. Persona coltissima. Conosceva lo scultore di Teana che ha, sì, vissuto Marino che ha vissuto a Parigi molto prima di noi, in certo senso. Ha persona frequentato Matera. Estrema cultura. Prima ancora che altri la scoprissero. E beh, per essere lì a quel, cioè avere questo incarico prestigioso, sicuramente una persona competente. Gli Anche Uffizi, se parliamo della della galleria forse più importante, fra le più importanti del mondo. Mi piace raccontare un aneddoto. Nel mentre gli regalavamo questo quadro appena realizzato, gli dissi: direttore, c'è il certificato di autentica. E lui disse: ma cosa c'è di più autentico che aver visto l'artista all'opera? Ricordiamo questo. E anche la musica ti aiuta a sviluppare un istinto, sì, a sviluppare, beh, io creatività. Son, diciamo, il mio primo amore tra le sette sorelle, tra le sette muse, è stata la musica, quindi ho iniziato prima con la cornetta in si bemolle, suonavo in questa banda da giro, poi pianoforte, organo, chitarre. E fai anche il maratoneta, adesso corri sul quadro. Sì, sicuramente anche lo sport, no? La maratona, la corsa in genere incide, perché questo senso della velocità, del rapidismo... Di superare il tempo. Di superare il tempo, sì. Infatti uno dei primi quadri, che uno dei primi riconoscimenti del rapidismo è stato proprio questa tela che... è stata poi acquisita come immagine da Trenitalia, che poi abbiamo denominato Freccia Rossa, che era tipo un treno in corsa su un campo di papaveri, e loro l'hanno utilizzata come immagine, non so per cosa, e quindi da là pure ci è venuta questa idea del rapidismo. Poi in realtà anche uno dei primi, le prime tele in performance live è stata realizzata in un simposio di filosofia dove si parlava della rapidità delle menti di Calvino. L'idea iniziale era di... io dovevo dipingere su un treno in corsa e loro dovevano discutere in questa carrozza di treno, poi è saltata, però l'abbiamo fatta qui al Terrasatis, al Lago Peso, questo bellissimo locale all'aperto, e là io, ascoltando, no, il tema del rapidismo mentre loro parlavano, pensavo, dice, ma effettivamente possiamo creare questo movimento culturale, no? Magari stai avendo seguaci nel frattempo? Sì, diciamo, più che altro per creare un manifesto artistico ci vorrebbe il movimento filosofico, e c'è, perché Calvino, quindi la rapidità delle menti, già
da anni, cioè se ne parlava. Ci voleva il movimento politico, quindi la rapidità della burocrazia, no? Quindi si pensava a Renzi, 5 Stelle, ma alla fine non mi sembra che la politica sia più rapida. È sempre da Calvino le città invisibili, c'è cioè qualcosa di invisibile, però palpabile nella quarta. Sì, perché nell'informale, poi vedremo se riusciamo, se il tempo ci dà modo, qui poi compaiono delle città, a volte, vabbè in questo caso forse no perché è un tema marino, però compaiono delle città, compaiono degli alberi, qualcosa che le diciamo, vedremo, poi ce la faremo. È percettibile, però non è nella nostra percezione, nel nostro inconscio, ma non c'è. Poi il bello della performance, quindi del rapidismo in teoria, diciamo, è che tu riesci a realizzare un'opera in poco tempo, però diventa fruibile al pubblico subito e quindi sei tu che vai verso lo spettatore, no? Non è lo spettatore partecipe perché vede una tela bianca che all'improvviso diventa qualcosa. Vittorio, quanto c'è anche di infanzia svizzera nella tua formazione? Certo, ma nella tua costruzione di artista, quanto c'è? Io penso. Fino a quanti anni eri lì? Io sono stato lì fino a quasi 10 anni, diciamo, poi facevo su e giù, ancora ho parenti, amici addirittura. C'è un forte legame. Svizzera come? Di quale lingua? Tedesca. Sì, era Chur, vicino San Moritz, Davos, quindi i nostri genitori emigranti negli anni 60, come milioni di altri. Come milioni di altri. In tante parti del mondo. Poi in Svizzera c'era l'apartheid all'epoca, non era semplice. Beh, ma non solo lì, in Francia, in Germania, vabbè. Sì, sì. Belgio. Bello. Però, diciamo, forse mi è rimasto questo contatto, questo rispetto con la natura. È molto verde lì, c'è molto verde, ben curato. Sì, spettacolare. Diciamo anche il rispetto per i tempi, perché in realtà il rapidismo, sì, la velocità, eccetera, eccetera, ma in realtà io profetizzo il contrario, cioè voglio il ritorno allo slow, al lento. L'elogio della lentezza. Questo, di cui parliamo questo spesso. Accadimento epocale del Covid ci ha fatto apprezzare il lento, ci ha fatto apprezzare il nido, cioè la casa. Ma il recupero degli spazi domestici. Domestici, ma il contatto con la natura. Cioè avevamo le strade che non facevamo, che abbiamo fatto. Esattamente. Certo. L'aria. A Napoli è comparsa l'acqua trasparente. A Venezia le meduse. A Venezia nei canali le meduse. Però sì. Che la natura si è ripreso il suo spazio. Come. E tu lo riesci a trasformare adesso su tela. Questo sì, rapidismo, sì. Però l'idea di lentezza, paradossalmente. Sì, esattamente. Perché poi quando lo osservi, sì, ci sono questi giochi di movimento prospettici, però in realtà vieni ammaliato. Poi, diciamo, qualcuno, perché bisogna apprezzare anche le critiche costruttive, no? Allora qualcuno diceva, ma tu dipingi sempre e solo paesaggi. Allora, innanzitutto non è vero perché ho fatto moltissimi ritratti, donne, figure, però il fatto che uno non lo pubblica su un social non significa che, no, che non li dipingi. Se non li pubblichiamo, cioè, non esistiamo, intime. Se non si va. Però poi, forse anche grazie alla cinematografia, l'ultimo film su Van Gogh, regista Schnabel, quindi sì. Grandissimo artista d'arte contemporanea, amico di Basquiat, diciamo nella New York. Con l'immenso attore Dafoe, William Dafoe, straordinario. C'era una frase che io non conoscevo, dove lui, Van Gogh, parla di questo rapporto della natura. Lui diceva, io nella natura ci vedo una donna, ci vedo l'amore per una donna, cioè ci vedo questo amore viscerale con la terra che però mi riporta la sensualità, diciamo, anche di un altro elemento, un elemento umano.
E quindi mi sono un po' rincuorato, ho detto vabbè, allora pure qui. Ce l'ha detto Van Gogh. Ce l'ha detto Van Gogh. Allora. E sempre a proposito di film, dobbiamo recuperare necessariamente il capolavoro premiato a Berlino sul grande Ligabue, interpretato. Ah, da Castellitto? No. No, sbagliato. Sbagliato, ok. Ci ho provato, Adesso gli diamo un po' di luce e poi, vabbè, già c'è qualcosa in più. Diciamo che, vabbè, queste sono poi cose proprio basilari della pittura. I toni scuri si allontanano il quadro, i toni chiari lo avvicinano. Per esempio, in questo caso, qua ci vuole qualcosa di buio. Parlavamo di Volevo nascondermi, però io alludevo anche al precedente film di Ligabue, su Ligabue, con un grandissimo Flavio Bucci. Ah, ok. Ah, era Flavio Bucci, esattamente, sì. Ma ora mi ricordo. Però invece il film che è uscito da poco, che purtroppo ha avuto la sfortuna di essere, di coincidere l'uscita con la terribile chiusura del mondo, è di Giorgio Diritti. Quindi dobbiamo, insomma, auspicare una ripresa. Necessariamente bisogna ritornare in sala. Elio Germano è stato premiato appunto per questa interpretazione straordinaria, ma ha fatto altri personaggi notevoli come Leopardi nel film di Martone. C'è una grande Italia da riscoprire, da mettere in mostra. Nel cinema come nell'arte. Questa tecnica è molto cinematografica. Infatti fu scelta da 16 noni quasi. Sì. E poi fu scelta anche una copertina, un mio dipinto, fu scelto da Giancarlo Giannini, sì, nella pubblicazione Sequenze. Di un mio libro, Sequenze, sì, di molti anni fa, di 13 anni fa. Che poi abbiamo presentato alla Libreria del Cinema di Roma. E anche alla Mostra di Venezia. Anche alla Mostra di Venezia. A proposito di Venezia, sei stato alla Biennale? A Biennale l'anno scorso, anche se diciamo sono stato apprezzato per la grafica, quindi questa tecnica con le penne Bic è lì molto istintiva, no? Spesso quando già da bambino, cioè così, ero distratto durante le lezioni dei professori, non riuscivo a stare attento, però se disegnavo in automatico con queste penne Bic, stavo attento, quindi riuscivo a memorizzare la lezione. E ancora adesso quando lavori per caso, lo fai? Sì, infatti, quando sto al telefono, quelle telefonate un po' noiose, lo fai. Vittorio, quanto manca ancora alla conclusione del quadro? Vabbè, noi possiamo accelerare. No, quanto qua? No, allora, per dire cosa manca ancora. Di sicuro secondo la tua idea. Le spighe di grano che sono, mi identificano molto in un certo senso, perché vabbè, ci riportano anche alle nostre terre lucane, molto apprezzate anche nel film. Io ho paura del buio. Io non ho paura, non ho paura di Salvatores, girato nel Basso Melfese. Dal libro di Ammanniti. Benissimo. Che si era ispirato guardando la luce di questi campi di grano sotto Lavello, quindi la piana di Lavello. Lavello e Melfi. Rimase ispirato dalla luce di questo. E c'è tutta una fotografia sul cromatismo del giallo.
E infatti, come potete notare, ci sono anche nei miei dipinti. Beh, ci riporta un po' sempre a quella civiltà contadina che sicuramente rimpiangiamo, no? Anche nell'alimentazione, no? Specialmente. Mia siamo madre... in giugno, siamo in tempo di grano. Di grano. Grano maturo. Anche se quest'anno è un giugno anomalo. Però... come tutto questo 2020. Anno bisestile, per chi ci crede. O crederci o non crederci, è accaduto, o sta accadendo. Diciamo... Allora, queste spighe di grano, in teoria... Entro in campo. Vittorio, questa differenza di luce fra qui e qui a che è dovuto? Perché gli hai dato ma in realtà, sì, perché poi il quadro ha anche un equilibrio orizzontale, no? In questo caso. Quindi, se tu parti da un punto scuro, vieni attratto automaticamente dal vertice di questo orizzonte. E quindi ti crea un movimento nella tua osservazione che ti fa spostare verso il lato più chiaro. Da sinistra verso destra. Invece le spighe di grano ci avvicinano, no? Voi le vedete vicine, diciamo in primo questo piano. Questo è il nostro punto di osservazione, siamo qui. Il primo piano e poi... Il primo piano. Addirittura ora, questa è un'altra caratteristica, diciamo, del rapidismo che è importantissima. E uno mi critica anche per questo, però. Nel senso che uno dice, ma tu così lo rovini il quadro. Però in realtà io vado sempre a creare queste linee verticali che poi sono elettrificazioni. In questo caso non esageriamo. La mano dell'uomo? Che la mano dell'uomo, esattamente. Sulla natura. Cioè, ripeto, c'è sempre il messaggio sociale dell'artista, perché altrimenti sarebbe deve avere una funzione sociale. Vabbè, Guernica di Picasso ci insegna, no? Ha scomodato un po' le anime, diciamo, del mondo. E se non sconvolge non è arte. Non è arte, deve anche scandalizzare. Deve, no? Scandalizzare. Vabbè, ultimamente con l'arte concettuale forse si è andato un po' troppo all'eccesso, cioè si fa solo quello. Io ricordo un artista sconosciuto che presentò a una Art Basel, mi sembra, una delle più grandi fiere al mondo di arte contemporanea, presentò la Madonna con Hitler in mano. Diciamo, il gesto pittorico era banale, era infantile, il messaggio che però contava. È stata premiata l'idea, perché lui diceva, il concetto, quindi arte concettuale, lui diceva, se tutti sono figli di Dio, anche Hitler era figlio di Dio. Purtroppo. E quindi quel quadro si è venduto a milioni di euro, non si sa se l'hanno acquistato forse anche il Vaticano, no? Perché era un messaggio blasfemo, oppure un neofascista, un neonazista, qualcuno che amava Hitler a tal punto da sbossare. Alla Biennale d'Arte di Venezia si trova tantissima innovazione, avanguardia, anche opere che possono non piacere come impatto visivo, però possono un po' sintetizzare. Manterranno sempre un loro messaggio. Poi nell'albume, come potete vedere, c'è sempre questo intervento anche di graffio, no? Un po' il graffito primordiale, no? Dei primitivi, il primo linguaggio, vabbè, il primo linguaggio pittorico era la body painting, quindi la pittura del corpo. Poi subito dopo c'è stata la pittura, quindi in queste grotte, noi abbiamo quella di Atella. Sì, Filiano, qua vicino, a pochi chilometri. Esattamente. Cioè e poi i critici di cinema più bravi dicono che la prima opera cinematografica è nelle grotte di Altamira, in Spagna, dove ci sono questi bisonti che corrono fanno vedere 8 gambe su un unico bisonte. Quindi l'idea del movimento. Ah, sì. Qui è molto cinematografica, no? I giochi dei piani si studia anche in cinematografia, perché sicuramente il regista deve conoscere, no? Malevich, grandissimo regista, il Nuovo Mondo, il regista del film Il Nuovo Mondo, quindi lui studia molto le luci, aspetta questi tramonti per ore e ore e ore, per finché coglie la luce giusta, i piani giusti, i giochi prospettici. Sicuramente, sì, il cinema incide tantissimo anche su,
anche sulla mia ispirazione, perché no? Quanto manca secondo te ancora? Allora, cosa manca quadro... ancora? Quanto... Come diceva grandi artisti, dicevano il quadro non finisce mai. Però, diciamo, noi anche per quanto... una questione di... Cosa manca secondo la tua ispirazione adesso? No, poi a dire il vero, ora siamo, diciamo... Una soggetti a questo interrogatorio, però conclusiva, siamo alla fase conclusiva. Siamo alla fase conclusiva, poi ci sta anche un attimo di io mi lascio molto ispirare dalla musica, osservo e cerco proprio questo equilibrio. Riesco a capire se qui, per esempio, probabilmente ci vuole una macchia di questo. No, lo dicevo perché a me sembra già alquanto completo. Sì, ma non, ma non ci manca qualcosa. Ci manca. Che... manca ancora per te qualcosa. Per esempio, no, dico guardate, c'è un piccolo una macchia di quella, arancione quella, tendente al rosso. L'arancione si chiama quello giallo di cadmio scuro, diciamo. Sì. Questa macchia di giallo di cadmio scuro già dà un equilibrio diverso, no? La vostra osservazione viene magnetizzata da quel lato. Invece, sì. Per esempio, allora noi dobbiamo creare un equilibrio, probabilmente anche qui manca qualcosa. E allora gli andiamo a dare un tono completamente diverso che non c'è da nessuna parte, che viene chiamato volgarmente rosa, ma in realtà questo è un rossastro giallastro. Vedete? Combinazione fra giallastro e... Cambia completamente. E quindi gli hai ridato un equilibrio cromatico fra destra e sinistra, fra i lati, i punti estremi del quadro. E poi alla fine... Però sono un poco percettibili. Poco percettibili, poco. In realtà, nella nostra... Almeno in questo primo impatto. In primo impatto, però nella tua... Cioè, senti questo senso di piacevolezza, in questo caso, no? Tu non te ne accorgi, però c'è questo equilibrio. Poi, la questione che bisogna allontanarsi esiste, perché questo è un quadro... qui siamo su 2,30 m, quindi siamo già... Io lavoro così, però... di solito mi allontano anche per vedere questo equilibrio. Avrei voluto il commento in quest'istante di, appunto, dicevo, l'avevo citato prima, Paola Dei, che è psicologa e critica d'arte e di cinema. Sì, quindi sì. Avrei voluto adesso un suo commento sull'aspetto dell'equilibrio, anche psicologicamente parlando. Io, per esempio, partecipai a sempre un simposio, ero stato invitato come ospite, secondo loro, a spiegare la malattia mentale nell'arte contemporanea, in particolare un'opportunità o un handicap. Io parlo, cioè, per quello che vedo io non sono malato mentale, suppongo, però così studiando pure Van Gogh, anche Gauguin poi alla fine è vissuto, cioè, ha recitato quasi un personaggio, no? Però in realtà viveva scomodo, no? Cercava questa fuga, quindi erano persone non disturbate, però tormentate, secondo me inquiete, invece, il termine forse inquiete perché erano troppo sensibili, non perché, quindi, come diceva qualcuno, forse la pazzia, la normalità. E allora io ho spiegato, per me è un'opportunità la pazzia, perché probabilmente ti porta in un'altra dimensione che noi non conosciamo, no? Che le nostre regole ci portano a non conoscere. Però ci siamo quasi, diciamo che adesso siamo alla fase del dripping, per ovvie ragioni di spazio e di maglioni vari non lo facciamo in questo momento. Queste colature guidate, cioè, creano qualcosa di imprevedibile, quindi... Però, diciamo, all'incirca ci siamo quasi, Oh, non vogliamo annoiare i telespettatori. Anche i miei, perché ci sono anche i miei. Una decina ci sono.
cominciamo di vedere il quadro. Per esempio adesso il social è importantissimo, no? Come dico io, il social è un'opportunità per noi artisti, perché se aspettiamo di fare una mostra e aspettiamo che, diciamo, l'osservatore, lo spettatore venga a un museo dove spesso, diciamo, c'è questa mostra faraginosa, no? Questo modo di fare un po' faraginoso, secondo me lo spettatore non si avvicinerà mai. Invece il social dà comunque l'opportunità di avvicinare l'arte contemporanea. Anche questo che state facendo voi con TG7 Basilicata è un modo per promuovere l'arte contemporanea. Sicuramente molti nostri telespettatori si potrebbero avvicinare al mondo dell'arte già con un altro modo di fare, no? Io mi ricordo una mostra, io poi dimenticavo, lavoro molto per serie, questa è la serie del rapidismo, però abbiamo creato anche una serie intitolata Scirocco insieme al poeta lucano Aniello Ertico, al videomaker Roberto Lacava e alla docente di filosofia Rosella Corda. Quindi un lavoro a quattro mani. Noi andavamo in questi campi della piana di Genzano, Taccone, Monte Serico, quindi questi posti, l'antica Cracum, no? Dove si parlava di qualcosa di esoterico anche, no? Però in realtà c'era questo contatto con la natura, e lì ho lavorato una serie completamente diversa. Si lavorava con la cifra orizzontale e incollavo terre, bastoncini, tutto ciò che trovavamo durante il nostro viaggio. Ed era la storia di Makeda, questa principessa di Saba che riuscì a conquistare il re Salomone. Quindi noi pensavamo a questa ragazzina di 15 anni che va a conquistare il re di Israele, cioè una pastorella. Questa cosa ci affascinava e l'abbiamo ambientato in Basilicata, nei calanchi, in queste terre lucane, questa sensualità della terra lucana. E quindi ho creato questa serie, la presentammo in Pinacoteca Provinciale a Potenza, che per me è il luogo massimo in Basilicata per esporre, perché veramente c'ha un appeal particolare. Però per attirare le persone, io misi un amico, Renato Pezzano, che suonava la chitarra elettrica, quindi musica contemporanea, rock, sulla gradinata del museo. Fuori servivamo pane, mortadella, salsiccia paesana del nostro paese, con un po' di vino lucano, ma era un modo per far arrivare lo spettatore. Al che la direttrice della Pinacoteca mi disse: Vertone, io non ho mai visto tanta gente a un'inaugurazione, a un vernissage. Forse perché si mangiava. No, però era un mezzo. Però le persone poi erano incuriosite, certo, a entrare. Quindi è stato un mezzo. Hai lanciato un amo con la mortadella. Comunque la prima serata avevamo 200 firme sul diciamo, diario delle firme. E vabbè, andiamo avanti. L'intervista la faccio io.
fare io un'intervista. Cosa ne pensate? Che sensazione? Anna, tu con la maschera rispondi. Rispondi. Abbiamo degli ospiti in studio. Allora, a me l'impressione che mi dà è la natura in movimento, l'armonia dei colori che non una natura statica, ma che si incontra, che i colori si giocano, si miscelano, si muovono, ecco. C'è movimento. C'è armonia fra i diversi soggetti, però, che si toccano, anziché stare fermi. Questo mi dà l'impressione. Condivido. Quindi, condivido. Il rapidismo. Ci stai quasi riuscendo. Ci sono quasi riuscito. Il silenzio fa paura, però, eh. Abbiamo... Mosca. Di tutto ascolti? Sì, per me la musica, anche musica non classica, anche la messa Requiem di Mozart, favolosa, o Giuseppe Verdi, ispira molto. Diciamo in base allo stato d'animo. Bene. Quando abbiamo bisogno di energia, musica da film, abbiamo visto Aretha Franklin, abbiamo questa sentito. Questa è Time di Hans Zimmer. Bello. Che è per me è uno dei massimi dopo Morricone, il nostro Morricone. Number one. Questa invece è la colonna sonora dell'Ultimo Samurai con Babu. È sempre lui, Hans Zimmer. Tom Cruise. Ecco, mi sono ricordato. Come vedete, la cinematografia anche nella musica poi ispira. Molte volte poi lo riprendo il giorno dopo, diciamo gli ultimi tocchi li faccio il giorno dopo, perché anche a volte così rivederlo il dipinto ti dà un'altra immagine, anche con una luce diversa, ora è luce diciamo artificiale, notturna. Conveniva riprendere più di mattina o di pomeriggio al crepuscolo come abbiamo fatto adesso, oggi? No, adesso. Conveniva adesso. Poi di giorno... Anche perché l'ispirazione appunto è questo... Questo dopo crepuscolo, come dicevamo all'inizio. Poi io uso una luce, se vedete, abbastanza calda e non troppo limpida, diciamo, in un certo senso, perché non deve cambiare, diciamo, la tonalità. Anzi, è meglio un po' più buia, perché così poi ci ritroviamo un quadro che ha un suo splendore, in un certo senso, no? Insomma, hai dato una buona prova di realizzazione di un quadro dal vivo, appunto rapidismo nel senso dei tempi. Abbiamo messo forse un'oretta in tutto, più o meno. Per me erano due minuti. Perché si perde un po' il senso. I tempi televisivi ovviamente non sono quelli reali, i tempi televisivi devono spesso fare i conti con la... pazienza di chi guarda, di chi ascolta. Poi se vedete sotto ho messo una tela, prima c'era un muro. Questo metodo lo ha studiato, se non sbaglio lui è un medico psicologo francese, parigino, Stern, metodo Stern. Cioè lui studia tutto ciò che rimane al di fuori di una tela, di un disegno. C'è un'amica, l'artista Lucia Bonelli, che lo fa potenza questa terapia. Ed è usata come terapia specialmente per i bambini che hanno disagi mentali, ma anche adulti, proprio quella questione che rilassa in un certo senso. E quindi per lui non vale ciò che si disegna, ma quando usciamo fuori dal foglio vale ciò che viene fuori dopo, togliendo, diciamo, ha fatto questo studio sulla psicologia umana, sulla psiche umana. Tradotto in sociologia si potrebbe anche dire i rifiuti della società. Sì, volendo portare il messaggio in maniera quello che resta che va fuori.
Sì, quelli che non, quello che poi non viene più considerato, perché quella tela poi sparirà, no? Sparirà. Io in realtà, quello che resta è il quadro che tu... Io in realtà lo faccio sempre per un fatto commerciale. Nel senso che un'amica mi disse: Vittorio, i tuoi quadri sono belli, però io preferisco il muro di dietro. Ma possibile? Perché ora c'è la tela, non si vede, ma in effetti il muro, vabbè, anche il pavimento si vede. Inguardabile si potrebbe dire. Allora ho detto, sai che c'è? Ti metto una tela, così alla fine di una serie di quadri ti regalo la tela. Vabbè, poi metto, come vedete, dei legni, delle cose. E mi piace anche questa casualità, come cola il colore, no? E poi alla fine comunque ti crea delle immagini, no? Questi sono dei legni che trovo a mare, nei boschi, insomma. C'è anche questa... Ecco, questo è appena iniziato, eh? E dunque, come dicevamo all'inizio, Vittorio, seguendo quel profilo che tracciava Oscar Wilde, sognatore è colui che trova la sua via alla luce della luna, punito perché vede l'alba prima degli altri. L'artista è un po' punito perché guarda oltre, un grande regista, un autore di avanguardia va oltre, quindi è un po' punito dai ritmi consueti di come cammina il mondo? Ma secondo me no, anzi, ripeto, è un'opportunità. Come diceva vari grandi artisti, dicevano anche l'errore è un'opportunità. Ma in questo caso no, anzi, io penso che molti artisti non sono stati capiti, no? Sono stati premonitori e quindi no, per me invece è un pregio. Osserviamo il quadro completo? Beh, diciamo quasi. La prospettiva giusta per osservarlo, per dargli giusto... Beh, ci vuole una certa metri? Distanza. Non... Vabbè, più è grande il quadro, più conviene allontanarsi. Però, ora, visto così, in un contesto, siamo distratti da tante immagini, però poi in una casa, specialmente ultimamente che si usa il minimalismo, no? Quindi queste pareti anonime, diciamo, la maggior parte dei miei... estimatori sono questi ragazzi che stanno per sposarsi, arredano, poi arrivano qualche giorno prima del matrimonio. Ma qui ci manca qualcosa, certo, ci manca la cosa però... forse che fa girare anche un arredamento, no? Fa girare, fa apprezzare anche l'abitazione. E poi quando arriva il quadro mi maledicono perché dicono: cavolo, abbiamo speso tanto per rendere bella questa casa e tutti guardano il tuo quadro. Quindi in un certo senso c'è anche questa diatriba, no? Tra arte, se è commercio, se è business. Ma io dico semplicemente, come diceva qualcuno, così, è un po' tante cose. Anche comicamente, no? È bello se piace, no? È bello perché è bello, punto. Molti mi dicono: ma quanto vale questo dipinto, Vittorio? Tu sai bene che quel quadro è cinese nel senso che è realizzato con una stampante particolare a getto di vernice, ma non è che vai a infrangere i suoi sogni. Io gli dico: scusa, ma ti dà un'emozione questo qua? Sì, a me piace tantissimo. Allora vale tanto, c'ha un valore inestimabile, cioè non vale. Cioè, chi l'ha fatto, chi... cioè, quello che, ecco, bisogna dare. Qual è il messaggio l'emozione. Finale che tu vuoi dare? Diciamo, la frase che uso di più io, cioè, nutrire l'anima, no? Un'emozione che nutre l'anima. Ci fa stare meglio con se stessi e meglio con gli altri? Con gli altri, ma soprattutto è un compagno di viaggio, no? La pittura, tutto ciò che è cultura, arte. Ispirazione, cioè, creatività. Nutre l'anima, cioè... Pensiamo molto a nutrire il corpo, a fare il tagliando all'auto, cioè un pezzo meccanico, però il tagliando a noi stessi, no? Non lo facciamo mai in un certo senso.